più, la tua gioielleria di fiducia nel centro di Voghera. Ti aspettiamo in via Emilia 109. Buon martedì a tutti, benvenuti a Vox Populi. Anche oggi tre persone fermate in maniera casuale nelle vie di Voghera risponderanno alla domanda del giorno. Pierezio Ghezzi attacca la giunta Barbieri e per farlo sceglie ancora una volta Facebook, dove scrive: quelli di centrodestra incolpano gli altri del disastro che hanno fatto e invece di nascondersi girano sorridenti per le vie della città e si fanno fotografare. Ingannare i vogheresi li rende felici. Concorda con il leader del PD vogherese? Sì, perché innanzitutto ho votato Ghezzi, per cui trovo giusto quello che lui asserisce. Concordo, nel senso che Voghera è sempre stata scavogliata delle amministrazioni. Non c'è mai stato nessuno che abbia voluto veramente e bene alla città di Voghera. E quindi non c'è mai stato un mecenate, qualcuno che abbia avuto. Adesso l'ultima realtà che c'era avrebbero potuto fare un qualcosa, era salvare una clinica dove se la proprietà non ha venduto i muri poteva intervenire il comune o l'ASL eccetera. Ci sono tanti locali vuoti che stanno crollando e non far scappare una clinica a Vigevano, e qui si è persa una realtà che bene o male era un servizio per i cittadini. L'unico che ha raccolto le firme a difesa della clinica è stato Ghezzi, lo avrebbero potuto fare anche gli altri, ma perché la politica si testimonia con i fatti, le parole non servono più. Sì, direi di sì, concordo, anche se sono espressioni forti, però concordo. Perché concorda? Perché questa situazione di Voghera è dovuta ad una condizione della città che per anni, diciamo, ha vissuto con un voto di scambio, ha vissuto nella piccola irregolarità, una piccola irregolarità che poi si è tramutata anche in un'elezione fatta male, fatta in modo disordinato. E la conseguenza di questa situazione cittadina con un commissario e non con una giunta funzionante è dovuto proprio a questa città un po' grigia, un po' così, come dire, che non ha più reazioni, non ha più mordente. Ghezzi nel post pubblicitario su Facebook parla di asili nido, pre e post scuola, aumento delle tasse, progetti allo sbando come velostazione, sportello giovani e infopoint. Quale tra questi, secondo lei, può essere considerato il più grande fallimento del centrodestra? Guardi, ce ne sono parecchi. Innanzitutto ho letto sul giornale che vuole diminuire le ore del dopo scuola, per cui è una cosa assurda. E poi anche il fatto che quasi tutti gli altri hanno avuto una conseguenza che i cittadini, di quanti io ne conosco parecchi, si sono trovati concordi nel dire che l'attuale sindaco e giunta ha operato male nelle città. Pensa che una giunta di centrosinistra avrebbe fatto di meglio? Guardi, dire che avrebbe fatto, ma senz'altro non avrebbe fatto quello che ha fatto l'attuale giunta, avrebbe fatto qualcosa di meglio senz'altro. Ma questo non saprei rispondere. Il fallimento, sa qual è? È continuare a far pagare delle gran tasse alla gente e poi non esserci servizi adeguati. Ma l'elenco è molto lungo, diciamo che il centrodestra, anche per cause non sue, nel senso viviamo in un momento di crisi, di conseguenza finanziamenti ce ne sono pochi, diciamo che il centrodestra non ha realizzato progetti, ha vissuto la giornata, nel bene e nel male, quando arrivavano i soldi faceva qualche cosa, quando non c'erano chiudeva le botteghe. Pensa che una giunta di centrosinistra avrebbe fatto di meglio? Questa è una domanda da $1 miliardo, non lo so. Penso però che alternandosi centrodestra e centrosinistra la città forse si sarebbe vivacizzata, però dobbiamo mettere alla prova prima di dare un giudizio.
Porta la tua azienda in questo video. JabTV è la scelta giusta per raggiungere migliaia di potenziali clienti in tempi rapidissimi. Chiama ora al numero 320 22 45 117 o scrivi a spot@jabtv.it per valutare senza impegno tutte le nostre offerte.